50 frappi nella sala grande. Va bene. Mappa. Proprio la persona che speravo di vedere. Davvero? Vedo che Doran ti ha finalmente convinta a lasciare i Bolcini. Se c'è qualcuno che può proteggerli dai bracconieri, quelli sono i centauri. E ci tenevo a ringraziarti. Quando i bracconieri ci hanno teso l'imboscata, è stato bello non essere sola. Ci mancherebbe. Altrimenti a che servono gli amici? In effetti, sono felice tu sia a Hogwarts. È stato l'anno più bello finora. Ovviamente non mi riferisco alla sala dello spinato, però mi è piaciuto andare ai Tre Manici. Non pensavo fosse così carino lì. Non eri mai stata ai Tre Manici di Scopa? È che trascorrevo gran parte del tempo con Alaforte e, non so se Sirona avrebbe permesso a un ippogrifo di entrare a farsi una burro birra. E Alaforte era l'unica con cui ci potessi andare, a parte mia nonna, chiaro. Non c'è niente di male, Alaforte è un'ottima compagnia. Lo è, sebbene inizi a capire il vantaggio di avere amici umani. È stato bello parlare dei miei genitori e della nonna con qualcuno. E condividere alla forte. Tua nonna lo sa che abbiamo trovato i Bolcini? Non sono riuscita a tenerlo per me. Le ho raccontato tutto. Si è infuriata molto per il rischio che abbiamo corso con i bracconieri, ma ha ammesso di essere un po' invidiosa per la storia dei Bolcini. No, l'invidia è una brutta cosa. È stato un vero piacere, Poppy. Ora prova a restare alla larga dai guai. Non garantisco. Abbiamo affrontato i bracconieri due volte. E con successo. Penso proprio di averci preso gusto, sai? E con i centauri come alleati, potrei andarmeli a cercare i guai. Dobbiamo vederci al più presto per una burro birra. Sì? Con Alaforte, magari. Talento. Allora, magia, magia. Non mi interessa. No. No. Arti oscure. Tu cosa fai? Crucio e imperio. Quelli le ho fatte tutte, furtività. Mancano giusto due. La furtività è tutto in certi casi. Allora, tornando a me. Missioni, andiamo avanti. Lo sguardo attento della Weasley. Minuto 4 e 30. 4 e 40. Allora, andiamo dalla Weasley. Troppo lontana. Facciamo in modo di arrivarci in maniera più alla della torre campanaria. Voliamoci con la polvere volante.
Rebellion. Oh, scusa. Lumos. Un'altra avventura ti aspetta, eh? A trovare la farfalla. Non riesco a credere che siamo rimasti intrappolati nello scrittorio. Altri tempi, Faustus, altri tempi. Chi l'avrebbe mai detto che una persona della mia età avrebbe salvato la vita a mio zio? Rebellion! Mi scalda il cuore vedere il tuo interesse per l'erbologia sbocciare. Sì, direi di sì. Beh. Professoressa Weasley. Voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare, da... So che ci tenevi molto al professor Fig. Hogwarts sì, non sarà la stessa senza di lui. Concordo, ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace, sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grabhorn, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi. Lei sa troppe cose. Non voglio neanche sapere la verità sulle voci della tua visita ad Azkaban. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Sono contenta che tu abbia trovato un'amica nella signorina Sweeting. È bello vederla socializzare di più. Ultimamente ci sono stati chiari avvistamenti di bolcini nell'area. Se si dà retta ai centauri, ci sono dietro due studenti di Hogwarts. Presente. Non so proprio di che cosa... Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica alla magia. Posso vederla? Certo. Cosa ne pensa, professoressa? Ti sei dato da fare quest'anno. Pare tu abbia completato gran parte della guida pratica. Tuttavia, ti mancano ancora alcuni punti. Sì, li farò presto. Hai ancora tempo per prepararti per i gufo. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivato di corsa, in ritardo allo smistamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e stai già affrontando i gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Grazie, professoressa, per tutto.
Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi. Grazie. Ora io andrei... Protego! Lumos! Revenio! Va bene, usciamo da qua. Mappa. Iniziamo a esplorare la zona, va? Fulcro di magia antica. E dici di giocare a predatore e preda? Faccio stupefino. Ah, ora sì che mi diverto. Comprendo. Questo non lo riesco. Stupefino. Dipingo. Stupefino. Confringo! Stupefaction! Protetto! Stupefaction! Confringo! Io non sarò così facile, credo! È la tua fine! Accio! Confringo! Dipingo! Succedere non ti piacerà. Proteggo, stupefico. Confringo. Sono un po' rincoglionito. Dipingo. Confringo. Dipingo. Preferisco questa. Confringo. Revelio. Qua c'ero già passato. Chissà chi ci viveva qui. Confringo! Revelio! Wow.
incendio. Incendio! Proteggo! Stupidito! Confringo! Segui i ragni. Strana lettera. Revelio! Stato troppo impegnativo. E questa è fatta. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio! Quanti ragnacci! Prossimo fulcro di magia antica? 'Metterò fine. Hai fatto scappare il drago. Ora ti insegno. Quelli di Rookwood non si arrendono. Allora... Dipendo! Stupidito! Revelio! Di aver raccolto tutto. Torniamo. Beh,
vediamo. Ah, forse devo usare i ranocchi. Revelio! Là sopra. Riproviamo da qua. Ah, è là. Oh. Non male, direi. Prossimo fulcro. Qua. Revelio. Confringo.
faccio. Ah, che brutta cosa. Mi sono spaventato. Incendio. Proteggo. Stupefisso. Confringo. Allora, equipaggiamento. Leviosa. Faccio Wingardium Leviosa. Faccio Wingardium Leviosa. Faccio. Revelio. Allora, vista la vicinanza di Oxmid, andiamo a Oxmid. Vediamo di sbrigarci, ho un sacco di cose da fare. Cerchiamo un negozio qualunque. Hogsmeade, sto arrivando. Huh?
L'emporio va bene. Ah, salve! Come vuoi che ti acconci oggi? Passerai alla storia come un guerriero per aver sconfitto quell'uomo. Buongiorno. Oh, entra pure. Benvenuto nell'emporio del ricciolo di Madame Snelling. Forse ho sbagliato. Di certo negozio. Non serve che mi presenti. Un tempo mi chiamavano Snelly. Oh, Snelly, perché non studi per diventare Auror? Ah, ma gliel'ho fatta vedere io. Ora loro sono al ministero a fare la muffa, mentre la mia attività prospera come non mai. Ah, ma guardati. No, dico, guardati. Capisco perché hai deciso di venirmi a trovare. Un po' schietta. Hai voglia di cambiamento, eh? Perché no? Un cambiamento di che tipo? Anche il look consunto e cadaverico tipico dei babbani sembra andare di moda. Tuttavia, non troverai veleni qui. A che serve l'ipoclorito di calcio o l'ammoniaca quando hai la magia? Prego, scegli pure con calma il tuo nuovo look. A proposito, se vuoi puoi cambiare anche i capelli. Quali servizi offre? No, vado bene così. Passa pure quando vuoi. Ho sbagliato a migliorare. Ribellio. Grazie. Allora, tornando a noi, un negozio qualunque. Salve, signor Augustus. La nostra cara Clementine ti ha coinvolto nelle sue scorribande con le farfalle, eh? Sì. È una ragazza strana, ma il mondo è bello perché è vario. Finisce l'attacco, però aumenta la difesa. Via. Soldi. Sembri una persona di buon gusto. Sì, è vero. Torna a trovarmi quando sarai nei paraggi.
stampa generale. No, ho sbagliato tasto. Allora, fulcri di magia antica. Fa? No. Un bel diretto con la scopa. La coppa delle case. Dopo. Non fanno mai male 50 punti. Incendio! Protego! Stupefico!
Qualcun altro? Nessuno? Allora, per entrare lì... Difendo! Proteggo! Confringo! Difendo! Stupefaccio! Stupefaccio! Confringo! È durata fin troppo questa battaglia. Ok, non di qua. Di qua no? Confringo! Revelio! 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 Confringo! Wingardium Leviosa! Allora, prossimo trespolo di magia antica. Qua ce ne sono addirittura due.
Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Allora. Revelio. Defuzzo. Revelio. Revelio. Arrivare lì. Confringo! Di qua. E questa presa. No, 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 stai buono. Revelio! Revelio. Confringo. Revelio! Accio! Confringo! Defuzzo! Si deve essere un modo per entrare. Revelio! Confringo! Wingardium Leviosa. Leviosa. C'è sempre un modo per entrare. Defuzzo.
Revelio! Incendio! Lieto di non essere mai stato rinchiuso qui. Revelio! Allora, là dentro. Revelio! Un'entrata. E qua. Godurioso, estremamente godurioso. Prossimo giro. So cosa significa. Una prova di Merlino. Nessuno crederà che ho sconfitto una Schwinder da solo. Non devono crederlo. Basta che lo sei tu. Allora. Revelio. Confringo. Confringo! Revelio! Confringo!
Ah, la prova di Merlino, forse. Revelio! Confringo! Sti castelli. Confringo. Ho permesso. Levioso! Faccio! Vingardium Leviosa! Levioso! Okay. Magari a grappi. Leviosa! Di qua. Revelio! Ah, eccoti. Confringo. Revelio! Confringo! Per entrare qui... Volando? Maledette bestiacce. Confringo!
Revelio! Confringo! Poi, prossimo. Allora, prossimo fulcro di magia antica è qua. Revelio! Confringo! Cazzo! Revelio! Faccio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Revelio! Defulso! Revelio! Confringo! Defulso! Thank you.
Mi sorge un dubbio. Dov'è che devo andare? Ma me lo dà ancora. Revelio. Ah. Nella braia. Revelio! Oh, da qua. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Revelio. Questo veramente è... Revelio! Revelio! Levioso! Revelio.
dovrei riuscire a vederla. Ah, l'hai detto, mi sono allontanato troppo. Revelio. Forse sono solo due. Guarda te, se devo perdere del tempo. Non è stato poi così difficile. No, no, è stato difficile. Che male. Va bene. Protego. Beh, oggi termina qui, io vi ringrazio, tante care colle, fate bravi, fate ciocchette, ci vediamo domani sera in live. Ciao!